Buonasera, buonasera. Oggi finisce la scuola e infatti noi parliamo di ragazzi e di scuola. Cominciamo. Meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, ah, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Anselmo Grotti, 54 anni, da Arezzo, ben arrivato. Grazie, preside, grazie. Preside di due istituti. Di due istituti, sì. E ai miei tempi i presidi ne avevano uno soltanto. E adesso abbiamo raddoppiato. E adesso abbiamo raddoppiato. Citiamoli questi istituti che sono il Redi e il Buonarroti di Arezzo, liceo scientifico, linguistico e poi un tecnico economico. Allora, perché Anselmo Grotti è nostro ospite oggi nel giorno, nell'ultimo giorno di scuola? Perché c'è un ragazzo in Italia, si chiama Paolo, che sta finito proprio oggi l'ultimo anno del liceo scientifico, potrà fare gli esami di maturità di Stato tra pochi giorni, proprio grazie all'inventiva e alla sensibilità di questo preside, perché è un ragazzo che ha una malattia. Ha una malattia anche di un certo rilievo. E non può frequentare la classe. Non ha praticamente potuto frequentare, se non per periodi brevi, il nostro liceo. Allora, guardate come questo ragazzo, Paolo Trigiano, 18 anni, ha frequentato l'anno scolastico che è finito oggi. Tutto quello che vedrete è opera anche e soprattutto del preside, nostro ospite. Cominciamo, Andrea Schneider. Il caffè? No, io ti do solo lo yogurt. Ci sono tutti i professori? Qua. Ah, sì. Buongiorno ragazzi! A pranzo si va? Non prima delle 1:30. Va bene, io preparo per quell'ora. Allora, chi c'è stamani? Chi manca? Alessio, per favore, vai, puoi chiamare Paolo. Intanto, ragazzi, prendete il libro d'italiano. Dove eravamo arrivati l'altra volta? Ciao. La pioggia nel Pineto? Buongiorno. Ciao Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Paolo, prendiamo italiano? Sì. Ce l'hai il libro? Ce l'ho. Alessio, per favore, mi sposti la telecamera davanti? Mettila di qua. Allora Paolo, ti ricordi l'altra volta cosa spiegammo? Sì, allora, praticamente abbiamo letto questa poesia, La sera fiesolana, che è il momento di trasmutazione, la sera tra il giorno. Abbiamo anche accennato al fatto che, data una curva qualsiasi, mentre il punto si muove sulla curva, evidentemente si muove anche il centro di curvatura. Se questa è l'equazione del fascio di rette, Paolo, secondo lei cosa dobbiamo sostituire al posto di n? Le coordinate. Questa la rifacciamo. Paolo, guardi un attimo la lavagna. Ah, sì, certo. Ah, come faceva? Sì, certo, un par di... Era proprio ovvio, Se lo scriva che lo cancello. Allora, quello che Andrea Schneider e Gabriele Caruba anche ci hanno raccontato è chiaro. Paolo ha frequentato scuola stando a casa, però mi dica meglio lei, Anselmo. Sì, noi abbiamo saputo purtroppo di questa malattia all'inizio della scuola, alla fine di estate, e abbiamo pensato che fosse importante dargli l'opportunità di
frequentare la scuola, sia nei pochi momenti in cui ho potuto venire di persona, sia soprattutto quando per motivi di salute non è potuto essere presente. Ecco, lui accende il computer la mattina, intendo Paolo, accende il computer e non solo può vedere quello che accade in classe ed essere visto, ma addirittura grazie all'uso di una lavagna elettronica o come una LIM, LIM. Lui è partecipe pienamente dell'attività scolastica. Insomma, se il professore scrive sulla lavagna una cosa, lui la legge sul suo monitor. Esattamente, quindi è una presenza sostanzialmente in classe. Tra l'altro è stato anche molto bravo, devo dire, Paolo, perché ha cercato in tutti i modi di essere il più possibile presente, rispettando proprio gli orari. Devo dire che quello che non è mai stato in ritardo la mattina era lui e ha seguito il ritmo della mattinata, intervallo compreso. Abbiamo visto la colazione fatta ugualmente all'ora, come se dovesse uscire. Insomma, tutto molto organizzato, però poi si va in camera e si lavora da là. Ora, l'idea non è che uno va in un negozio, Anselmo, e dice vorrei un sistema per collegare la casa con la scuola, no? Non esiste. È un po' l'ha inventato lei. Sì, abbiamo utilizzato un insieme di competenze, perché questo è stato un lavoro, vorrei dire, molto corale, quindi è stato importante aver realizzato un sistema che da scuola permettesse una trasmissione immediata a casa, tutto sommato anche abbastanza semplice. Perché abbiamo utilizzato. Poi vedremo il come si fa, poi lo vedremo. Però l'ha inventato lei. Sì, anche perché mi sembrava una questione importante. Io un po' da molto tempo mi occupo anche di tematiche legate alla comunicazione anche in ambiente digitale, ritengo che abbiano un valore formativo molto importante e era l'occasione, ecco, da cogliere per permettere a un ragazzo sia lo studio ma anche il permanere il più possibile di una vita normale, quella che fa un ragazzo di 18 anni che va al liceo alla sua età. Ora, perché un preside si appassiona tanto al caso di un ragazzo? Uno dei tanti, no? Quanti sono? Oltre 1000 quelli sono che... 1200. Quindi ne ha davvero tanti. Ma perché? Beh, i motivi possono essere tanti, un preside deve essere vicino ai suoi ragazzi, però la sensibilità umana, voglio dire, però c'è un dettaglio in più. Lei è stato malato negli anni passati. Sì, io ho avuto un linfoma, quindi una malattia del sangue non uguale ma abbastanza simile a quella che ha avuto Paolo e quindi per me è stato naturale anche confrontarmi con lui e cercare di evitare alcuni problemi che magari ho avuto io e che gli potessero permettere di vivere in modo più sereno questo periodo. Lei ha avuto per questa malattia, come chiunque abbia un tumore, delle conseguenze al di là della terapia eccetera che lei ha voluto evitare a questo ragazzo? Quali sono queste conseguenze? Sì, soprattutto diciamo il fatto di non poter fare il più possibile una vita normale e una vita di relazione. Ecco, nel mio caso ad esempio io ho dovuto fare anche oltre le chemioterapie anche un periodo lungo di degenza in isolamento perché ho fatto un trapianto e diciamo la possibilità di avere un contatto non video come nel caso di Paolo, anche perché si parla del 2006, ma semplicemente anche attraverso la posta elettronica, attraverso le connessioni internet, è stata molto importante. Quali sono i problemi di chi ha questa malattia? Quindi l'isolamento vuol dire che non si può incontrare tutti quelli che si vorrebbe, non si può uscire, la malattia debilita un po'. La malattia debilita, poi naturalmente ci sono fasi in cui il sistema immunitario è assolutamente azzerato, quindi non è possibile frequentare persone o luoghi perché avremmo rischio grosso anche di infezioni banali che però in questo caso sarebbero gravi. Tanto diciamo che lei adesso sta bene, vero? Io sto bene, quindi è completamente finita quella parentesi, però l'esperienza è così forte che non la si vuole far ripetere, se è possibile, ad un ragazzo così giovane in un anno così importante come è l'ultimo anno della scuola, no? È un anno importante, poi devo dire insomma Paolo ha avuto una enorme energia nel reagire alla sua situazione con grande coraggio, con grande fiducia, supportato dalla famiglia e anche devo dire dai compagni, dai docenti. Infatti, e poi c'è una cosa che vi devo dire su questi compagni che hanno fatto un gesto, ragazzi, di un coraggioso, ma veramente straordinario, ma ve lo raccontiamo dopo. Ora, cari amici, voi che quando c'è da accendere il televisore sapete soltanto accenderlo e poi cambiare canale, adesso vi raccontiamo come ha fatto questo preside a collegare la scuola con la casa, no? Perché internet da sola non bastava, perché era troppa, insomma,
ci voleva più banda, più, no? Come si dice banda, tecnicamente. Allora, come si fa? Come si fa? Guardate che cosa si sono inventati ancora Andrea Schneider e Gabriele Caruba. Noi ci siamo trovati all'inizio dell'anno scolastico con la notizia purtroppo di questa malattia che ha colpito uno dei ragazzi della classe quinta, per l'appunto, e abbiamo pensato a come poteva essere possibile trovare un modo di averlo con noi anche in questa fase, diciamo, abbastanza difficile. Ragazzi, scusatemi, dobbiamo disturbare un'altra volta, professore, abbi pazienza, due minuti, dobbiamo fare una ripresa appunto dalla finestra. Abbiamo installato questa piccola parabola che forse si vede su nel tetto e da lì, attraverso la torre comunale, arriviamo a casa del ragazzo in maniera tale da avere un segnale con una qualità buona. Il collegamento è un collegamento studiato precisamente per collegare una lavagna digitale, quindi ha una larghezza di banda dedicata alla lavagna digitale di casa di Paolo ed è collegata alla scuola con le necessità specifiche della scuola. L'apparato è quello piccolino sulla vostra sinistra. Casa di Paolo si trova esattamente a 1 chilometro in linea d'aria. Siamo arrivati all'ultima tappa. Questa è la casa di Paolo, dove abita al 6° piano. E qui si conclude, diciamo, il collegamento tra il liceo e casa sua. Allora, chi si intende di tecnica dirà, sì, abbastanza semplice, però non è così semplice. Avete innanzitutto dovuto comprare le attrezzature. Sì, per fortuna, devo dire, abbiamo avuto il sostegno in questo progetto di due associazioni, l'AIL, Sezione di Arezzo, e il CALCIT, che è il Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori, e l'appoggio del signor Sestini, che abbiamo visto, che è un imprenditore, che ci ha gratuitamente, diciamo, e questo messo è un a disposizione. Gran bel segno. Ecco, io lo so poi dovrei ringraziare. È la prima volta che l'intervento, diciamo, di Sestini viene dichiarato, perché lui non ha voluto mai che si dicesse, no, ma che si sapesse. Questo è ancora a maggior gloria, voglio dire, della sua sensibilità. Allora, vogliamo raccontare cosa hanno fatto i ragazzi? Perché uno parla di questi ragazzi, no? Dicendo, insomma, sono distratti, sono egoisti. Non è vero, io credo che veramente questi ragazzi, ma anche altri in altri modi di questa scuola, come di altre scuole, hanno dimostrato in realtà anche grande sensibilità e grande attenzione. In particolare alla classe di Paolo, che per tutto l'anno ha supportato anche con piccole cose ma importanti, lo spostamento della telecamera, portare un hard disk a casa, eccetera. In particolare vorrei citare questo episodio della gita, del viaggio di istruzione delle classi quinte, che storicamente è un momento anche di poter fare un'esperienza insieme in una capitale estera, avere dei giorni un po'... È un giorno molto atteso. Ecco, diciamo, molto atteso. Tutti i ragazzi, anche chi è più grande, si ricorda di questo... Cioè, l'aspirazione è andare lontano, no? Esatto, lontano, andare lontano, una capitale, un grande centro internazionale di primavera. I ragazzi invece sono andati a gennaio, a Pisa, che è una bellissima città, ma insomma è vicino ad Arezzo. Sono in 2 ore, ci si va... Però in questo modo hanno permesso a Paolo di poter essere con loro, perché gennaio, perché era la finestra migliore rispetto alle terapie che stava facendo, e Pisa perché è comunque vicinissima a Firenze, che è il luogo dove c'era l'ospedale che ha curato Paolo. Quindi hanno rinunciato alla gita primaverile in una capitale estera, magari in una settimana, per fare 2 giorni a Pisa, che conoscevano benissimo, in inverno. Sì, in realtà i giorni sono stati 5, però cinque. Ecco, è stata proprio una gita particolare e anche andata molto bene. 2 o 5, ragazzi, il gesto è grande e ve lo diciamo da qui e vi facciamo i complimenti. Paolo come l'ha presa? Bene, bene, è stato, ma lui era una classe con dei rapporti importanti, insomma, quindi è stato, credo, un importante riconoscimento reciproco, ecco, del legame che c'era. Allora, a proposito di legami, possiamo aprire quello che c'è nel nostro armadio dei ricordi? Ormai siamo a giugno, sta cadendo a pezzi questo armadio. Temo sempre che cada in diretta. Bene, apro io, grazie Anselmo. Allora, apriamo, perché ci sono dei ricordi importanti qui che Anselmo ci ha portato. Allora, innanzitutto questa foto. Che è mia moglie, Rossana.
E poi un'altra foto, le mettiamo insieme vicino, sì. Eccole qua. E ci sono i miei figli, nell'ordine Jacopo che è il più grande, poi c'è Alessio e poi Jason. Perché ha scelto queste foto? Sono quelle che mi hanno accompagnato nel periodo in particolare della cura e dell'isolamento in ospedale. Le ho scelte perché naturalmente per molti, insomma, la foto in un momento delicato come questo è importante, testimonia un legame, una vicinanza. E per me è anche un richiamo a dire l'importanza di un oggetto che ci riporta alla presenza delle persone care. Allora, andiamo ad aprire perché c'è ancora un altro oggetto. Vado, andiamo. Ecco qua, questo è anche molto importante per lei. Ecco. Sì, è Frère Roger, che è il fondatore della comunità ecumenica di Tézé in Francia, a cui io sono molto legato sia per la mia formazione sia per altre esperienze. E il legame in questo caso è rappresentato dal fatto che il giorno in cui ho fatto il trapianto, il 16 agosto del 2006, cadeva il primo anniversario della morte violenta purtroppo di Frère Roger, e per me è stato anche un modo per sentirmi particolarmente vicino. Ecco, questo è importante perché è proprio una lettera di questo grandissimo maestro di spiritualità che è stato un nostro contemporaneo fino al giorno della drammatica fine, e lei l'ha conosciuto. L'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo anche personalmente ed è stata un'esperienza profonda. Anselmo, che cosa hai imparato da tutto questo? Cioè, da un ragazzo che è malato, rischiava di perdere l'anno, ma che con un po' di buona volontà l'anno non l'ha perso, da una famiglia che ci ha tenuto, da ragazzi che hanno dato una grande prova di maturità. Io credo che la cosa più importante sia questa sperimentazione della scuola come comunità, una comunità dell'apprendimento che funziona in quanto le varie componenti, ciascuna fa la sua parte, perché prima avete parlato di questo progetto come il progetto del preside, ecco, vorrei mettere in evidenza che è veramente stato un progetto corale, i compagni, i docenti, la famiglia, le associazioni, ecco, questo ci ha dato veramente molta forza, e credo che un insegnamento anche per chi opera nella scuola sia quello di capire che l'importanza non è il singolo fatto che si fa, ma il clima, certo, l'ambiente che si riesce a... Però mi permette anche di dire che se ne dicono tante sulla scuola, spesso anche in negativo sulla scuola italiana, però poi è importante questo coinvolgimento personale, no? Una persona mette in moto un meccanismo che può cambiare veramente la vita delle persone, al di là delle riforme che sono importanti, ci devono essere sempre, poi è necessario questo coinvolgimento diretto, di cuore, delle persone che vivono la scuola. L'elemento umano è fondamentale, siamo fatti di relazioni, la scuola è il luogo dove avvengono le relazioni, molto spesso i ragazzi identificano la disciplina con chi te la insegna, quindi se non c'è questo canale di comunicazione tutto il resto viene vanificato. Esattamente. Allora, abbiamo parlato di un ragazzo, Paolo, lo abbiamo visto, ci sembrava naturale, caro preside, che fosse lui a salutarla e a mandarle anche un messaggio infine, alla fine della nostra trasmissione. Allora sentiamo cosa ha da dire al suo preside Paolo Trigiani. Caro preside, volevo ringraziarla per la vicinanza che ha avuto nei miei confronti in questo periodo, fin dall'inizio, sin da quando è venuta a trovarmi in ospedale alla fine d'agosto. E volevo ringraziarla in particolar modo per il processo che ha innescato, questo processo che vede la partecipazione di una rete che è composta dai professori, dagli studenti, ma anche dall'associazione e dalle imprese, e che ha permesso a me, e un giorno potrebbe permettere ad altri, di non sentirsi esclusi in un momento così particolare della vita come quello della malattia, e di una malattia anche abbastanza che richiede cure abbastanza lunghe. Quindi sono molto contento che si sia riuscito a fare questo, e sono contento perché sono sicuro che un giorno potrebbe servire questa esperienza anche ad altre persone. Ci vediamo presto, magari a video. Beh, auguri Paolo, auguri di pronta guarigione. Ci vediamo presto, magari in video. Io dico no, magari no, anche dal vivo, magari anche dal vivo. Come risponde? Beh, insomma, io sono commosso dalle parole di Paolo, perché veramente ha detto delle cose importantissime. Quando parlava di rete, credo che sia l'elemento fondamentale. Questo è quello che ha avuto il successo dell'esperienza, e credo che sia anche un messaggio per la scuola, per tutti noi, importante. Al di là di fatti
gravi, che ci auguriamo naturalmente non accadano, ma anche nella normalità, è un elemento fondamentale, creare un ambiente, creare delle relazioni. Allora, grazie ad Anselmo Grotti. Voglio anche dire che è l'autore di un libro pubblicato dall'AVE, si dovrebbe leggere comunicare, ma in realtà non è comunicare, è comune I care. Esatto. Dove comun sta per comunicare, I care ci ricorda la famosa fase. Ci ricorda Don Milani, naturalmente, il prendersi a cuore, il prendersi cura, che è un po' quello che dicevamo prima, cioè il tema della comunicazione, che oggi a volte è un po' abusato, è invece un elemento straordinario per tutti noi, cittadini, genitori, insegnanti, ecco, perché credo che sia l'ambiente nel quale viviamo. Allora, come prendersi a cuore le sorti del mondo, come cambiare il mondo, come fare comunità utilizzando la rete, Comune I care, Anselmo Grotti per l'AVE Editore, grazie mille. Grazie ad Anselmo Grotti. Saluti alla scuola, in bocca al lupo ai ragazzi che hanno la maturità. Non si dice più maturità. Si dice esame di Stato, esame, ma è bello Stato. Maturità. Vorrei fare un saluto particolare anch'io a Paolo, di nuovo, per la grande forza che ha avuto in questo periodo e il coraggio che ha dimostrato a tutti noi. Grazie Paolo.